Every night your line is busy. All that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers all the dates you had with swingers. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News, il rotocalco di informazione, cultura e società prodotto e realizzato dall'agenzia videogiornalistica Vinews di Perugia. Apriamo la nostra puntata con la partecipazione dell'Umbria a Expo, nello spazio dedicato alle regioni italiane. Convivium 2.0, il tema scelto dall'Umbria per presentarsi e presentare le tante iniziative in programma fino al 20 agosto. L'arte dello stare a tavola e dello stare insieme, del convivere e del condividere il sapere. Nella sua più ampia accezione, il convivio è il tema scelto e declinato anche in versione 2.0 dalla Regione Umbria, ospite per 3 settimane fino al 20 agosto all'Esposizione Universale di Milano. Il modo con cui raccontiamo l'Umbria è quello di partire dalle radici che sono state radici di grande valore per il mondo, quelle del monachesimo, soprattutto benedettino, ma anche francescani, che ci hanno insegnato quanto il tema della cultura agricola sia connesso alla cultura e al sapere. E quindi nello spazio dedicato delle regioni che ospita l'Umbria questa volta, proviamo a mettere insieme questi due elementi, cioè il sapere, la ricerca scientifica a servizio dell'impresa agricola, dell'agricoltura, della conservazione del paesaggio e della produzione di un cibo che sia anche un cibo di qualità per le persone. È stata la storia del passato, ma sono anche le sfide del presente e del futuro. Un po' vuole rispondere al tema di Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita, l'Umbria si mostra con i suoi connotati. Un'enogastronomia di qualità, un paesaggio importante, buone pratiche in agricoltura per avere una produzione sempre più sostenibile, utilizzo di energie alternative, la possibilità insomma di dare una mano alla qualità dell'aria, dell'acqua e quindi della nostra vita e naturalmente il meglio delle nostre radici storiche e culturali rappresentate senza dubbio dai festival di maggiore qualità, dai luoghi di arte e di grandi beni culturali che noi abbiamo in Umbria. Expo è di fatto una piattaforma di comunicazione, è uno spazio di democrazia e di pace che l'Italia, il governo italiano ha voluto regalare al mondo e alle sue eccellenze in modo che ognuno potesse raccontarsi a un audience globale. In questa logica le regioni italiane stanno al centro, vicino all'albero della vita, simbolo di Expo. L'Umbria, come prodotto della sua cultura e della sua creatività, ha proposto un font Umbria Monk realizzato dall'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia che, evento eccezionale, le è stato permesso di utilizzare per la sua segnaletica all'Esposizione Universale. Ad aprire gli eventi la Quintana, chiamata a rappresentare la grande tradizione di manifestazioni storico-rivocative dell'Umbria. C'è un insieme di una regione che oltre al buon vivere, accanto al buon vivere, accanto ai temi della spiritualità, quelli del paesaggio, diciamo, sa mettere anche quelli della cultura e della tradizione per traguardare la sua immagine nel mondo. E la Quintana, in linea con il tema scelto dall'Umbria per Expo, si è aperta al mondo con un fastoso banchetto. Un evento barocco e quindi lì c'è l'esagerazione e l'esaltazione un po' di tutto. Probabilmente, ecco, la Quintana racchiude un po', per quello che riguarda l'Umbria, una serie di tradizioni, sia popolare, una festa di popolo, quindi una festa semplice, una festa che pur essendo barocca è molto spostata nel popolo. Il Credito Cooperativo Umbro ha festeggiato il suo socio fondatore più longevo, Maurizio Bartocci, che ha compiuto 100 anni. Il presidente Antonio Marinelli, i soci e i dipendenti della banca gli hanno reso omaggio nella sede del centro direzionale a Mantignana di Corciano. Vediamo le immagini nel servizio di Rossana Furfaro. La ricorrenza è speciale di quelle destinate a entrare nella storia della banca. Il Credito Cooperativo Umbro, infatti, ha voluto festeggiare il suo socio fondatore più longevo, Maurizio Bartocci, che il 16 luglio ha compiuto 100 anni.
Una festa nella sede degli uffici amministrativi di Piazza Ercolani a Mantignana di Corciano, dove il presidente Antonio Marinelli, i soci e i dipendenti della banca hanno reso omaggio a Bartocci con un rinfresco in suo onore. Ringrazio tutti, ma in maniera particolare voglio ringraziare i soci fondatori, perché la banca è nata bene perché loro hanno saputo indirizzarla e indubbiamente, finendo i 100 anni e ancora vivo un socio fondatore, ero contento di poterlo avere e di salutarlo. A ricevere la medaglia, un vero e proprio attestato di stima da parte di tutti i mantignanesi, Diego Tortoioli, nipote di Maurizio Bartocci. Lui, dal ricordo che ho io, negli anni non ha mai avuto il desiderio di festeggiare compleanni, anzi quasi quasi era infastidito perfino dagli auguri. Invece per questo evento, l'idea di condividere questi 100 anni con i mantignanesi era una cosa che sente molto, una cosa che sì, a cui tiene molto, e vedo che è ricambiato nell'affetto. Maurizio Bartocci è stato raggiunto successivamente nella sua casa di Mantignana, dove conserva tutti i riconoscimenti ottenuti negli anni come socio fondatore, e ha ricevuto direttamente dal presidente Marinelli l'ulteriore gratificazione. Insieme hanno ricordato le vicende dalle quali ha avuto origine nel 1957 l'allora Cassa Rurale d'Artigiana di Mantignana, ad opera di un sacerdote e 82 soci fondatori che hanno creduto in un progetto ambizioso per l'epoca. Prosegue fino al 20 agosto il Music Fest Perugia, che riempie il centro storico del capoluogo umbro con le note della musica classica. Tanti gli eventi, anche dedicati ai giovani partecipanti, come ci racconta il servizio. La festa della musica classica prosegue grazie al Music Fest Perugia, che ha portato in città nelle sue due sessioni, per un cartellone di oltre un mese, circa 200 studenti, due orchestre e musicisti di fama internazionale nella doppia veste di maestri e artisti. Una scuola di musica e un palcoscenico in cui i giovani hanno potuto dare prova di sé. Per 9 di loro, tra cui Nathan Lee e Umi Garrett, la serata alle stelle di domani al Teatro Pavone. Speciale gala per Stelle di domani, perché abbiamo tantissimi ogni anno e troviamo da gente per tutto il mondo. Abbiamo trovato in Cina un piccolo ragazzo che aveva 9 anni e io stavo facendo una classe e lui d'un attimo così si è alzato sulla palcoscenico, ha cominciato a suonare, una cosa stupenda. Tra gli appuntamenti più apprezzati del festival, il Master Recital Series 3 Generazioni, che ha visto al pianoforte Ilana Vered, quello che è stato suo allievo e oggi condirettore del festival Sasha Starcevic, e il suo piccolo alunno Nathan Lee. Abbiamo pensato di fare le 3 generazioni e si vede come l'amore del suonare, l'amore del piano si divise dentro tutte queste generazioni. A far visita al festival Susan Wadsworth, direttore dell'organizzazione americana Young Concert Artists di New York, che ha dato a Ilana Vered la possibilità di debuttare sul palcoscenico internazionale 55 anni fa. Lei ha suonato nel mio primo serie di concerti. E era in quel tempo un'artista favolosa, già. Quello che Ilana sta facendo è un'ispirazione per gli giovani che sono così contenti e suonano con tutto i suoi cuori, e mi piace tanto vedere quello che lei ha fatto. Chiusa la prima sessione del Music Fest Perugia, apre la seconda con First Play con orchestra per l'esibizione degli studenti, e dall'11 al 20 agosto Marathon Recital e concerti con orchestra nelle tante location del festival. 200 giovani da suonare con l'orchestra, è un'orchestra deliziosa che viene da Spagna, che è come una famiglia, e anche suoniamo nel monti molti luoghi. Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, cortile del Palazzo della Provincia, Palazzo della Penna e Basilica di San Pietro.
Gran finale al Teatro Pavone il 20 agosto con la messa in scena dell'opera Don Giovanni di Mozart. È nata anche un'app dall'evoluzione del progetto Cadibacco della cooperativa Group Tevere Servizi, un'iniziativa di promozione territoriale e turistica che presta attenzione al mondo del biologico. Alla presentazione dell'applicazione per dispositivi mobili Apple c'era per noi a Città di Castello Nicola Torrini. Nato nel 2013 come singolo evento dedicato all'universo del biologico, il progetto Cadibacco della cooperativa Group Tevere Servizi in quest'ultimo anno ha fatto un vero e proprio salto di qualità. Il consueto appuntamento di Passignano sul Trasimeno si è infatti ampliato ad altre 10 tappe in altrettanti centri dell'Umbria e si è evoluto fino a divenire un'app per dispositivi mobili Apple, iPhone e iPad presentata a Città di Castello a Palazzo Bufalini. Perché un'app? Perché riteniamo fondamentale per promuovere il nostro territorio rivolgersi alle nuove tecnologie, ai nuovi strumenti di comunicazione, per cercare così di attrarre e raggiungere un target di persone sempre più ampio, comprendendo anche le giovani generazioni che sono i maggiori fruitori di questo tipo di strumenti e soprattutto far passare un messaggio, quello di un territorio a portata di click. La pagina d'apertura dell'applicazione, già installabile gratuitamente, è costituita da un sommario con 4 voci: chi siamo, programma, area espositori e contatti. In particolare, l'app permette di consultare gli eventi promossi da Cadibacco e, dal prossimo futuro, di accedere a un e-commerce per imprese e operatori turistici. L'incontro è servito anche per fare un bilancio delle 11 iniziative della terza edizione di Cadibacco. Cadibacco BioWine è un progetto di promozione del territorio umbro attraverso varie sfaccettature, mettendo in luce quelle che sono le varie eccellenze del nostro territorio. Quindi a partire dal reparto enogastronomico, quindi con una particolare attenzione al comparto enologico, i vini bio, si è poi inaugurato un percorso che ha avuto il suo svilupparsi nei mesi di giugno e luglio con una serie di eventi che hanno toccato varie parti dell'Umbria. Entrare a far parte di un circuito importante, di un, anche essere in un'app, come si suol dire, no? In cui ci sono altri comuni umbri importanti, credo che sia un'opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire. Abbiamo viticoltori della zona che avranno l'opportunità, grazie a questo progetto, di poter allargare i propri orizzonti. Siamo molto interessati a questo, perché comunque rimanere nel nostro territorio è sì una questione importante, ma troppo campanilismo va poi a rovinare quella che invece dovrebbe essere l'opportunità per le nostre aziende di poter collaborare, fare rete e riuscire così ad allargare le proprie opportunità. Mantignana in settembre. Dal 28 al 6 settembre Mantignana e Sport, live music, serate danzanti e piatti tipici umbri. Mantignana in settembre e l'estate continua. Natura, cuccioli e tanto divertimento. Lasciati stupire dai personaggi delle fiabe, dagli spettacoli a tema e da uno dei rettilari più importanti d'Europa. Vieni a scoprire tutte le sorprese al Parco Città della Domenica a Perugia. Per calendario eventi e prezzi visitate il sito www.cittadelladomenica.it. Stanco delle solite sagre? Vieni a Sellano, dove potrai deliziare il tuo palato con il dolce e il salato. Sagra della fogliata e della torta, la coppia vincente della tua estate in Valnerina.
Gastronomia tipica umbra alla corte del baccalà, cucinato ogni sera in modo diverso. Dal 21 al 30 agosto a Villa Pitignano di Perugia, seconda sagra del baccalà. Per 10 giorni anche il divertimento è assicurato, con DJ set e serate danzanti, sport e spazio bimbi. Si è svolta a Palazzo del Popolo di Orvieto la riunione di insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSR dell'Umbria, il cui compito è quello di vigilare sull'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sentiamo i dettagli nel servizio. Vigilare sull'efficienza e sull'efficacia del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e sulla sua attuazione. Questo il compito del Comitato di Sorveglianza del PSR per l'Umbria, la cui riunione di insediamento si è svolta a Orvieto. Dell'organismo fanno parte rappresentanti del partenariato istituzionale, economico e sociale regionale. 877 milioni di euro il budget complessivo del PSR da gestire, con l'impegno da parte della Regione Umbria di garantire risposte rapide, qualità degli interventi e certezza in tutte le fasi, compresi i pagamenti. Formalmente, da tutti i punti di vista, si parte per la nuova programmazione. Ci sono dei bandi pubblicati per circa 60 milioni di euro per gli investimenti, ma oggi con l'insediamento del nuovo comitato di sorveglianza verrà approvato sia il regolamento di funzionamento del comitato stesso, sia i criteri di selezione, gli obiettivi che varranno per tutta la programmazione. Sono stati predisposti dagli uffici regionali e valutati in precedenza dal tavolo verde i criteri di selezione di una cinquantina di interventi del nuovo PSR che rappresentano oltre il 60% di quelli finanziati per i 7 anni della nuova programmazione. Risorse per l'ammodernamento e il sostegno delle aziende e per poter competere nei mercati, per poter garantire e se possibile rafforzare l'occupazione nel settore sia dell'agricoltura che dell'agroalimentare, che sta dando un contributo importante sia nell'export ma anche dal punto di vista dell'occupazione, sostegno forte ai giovani, per introdurre e rafforzare anche nell'agricoltura la possibilità che attraverso le nuove generazioni, i nuovi saperi, si possa raggiungere obiettivi più avanzati, e poi naturalmente il sostegno alle diverse esigenze che il territorio rurale nel suo insieme ha. Il riferimento è infrastrutture, banda larga, viabilità, servizi, soprattutto per le fasce più deboli, ma anche offerta culturale e opportunità che possono fare la differenza e garantire, ha concluso l'assessore Cecchini, che l'Umbria, che ha oltre l'80% di territorio rurale, abbia le caratteristiche per mantenere la coesione sociale e uno sviluppo sostenibile. Torniamo a parlare di musica classica con il Festival Federico Cesi Musica Urbis. Proseguono infatti gli appuntamenti del ricco cartellone. Dopo la sezione riservata alla grande produzione orchestrale, entra nel vivo quella dedicata alla chitarra. Vediamo il contributo di Cristina Biondi. Seguono gli appuntamenti del Festival Federico Cesi Musica Urbis, organizzato dall'Associazione Culturale Musicale Fabbrica Armonica, giunto ormai alla sua 8ª edizione. Tema di quest'anno il Novecento, indagato nella relazione fra produzione musicale ed evoluzione o involuzione sociale, a cui il Festival ha reso omaggio con una serie di concerti ad esso dedicati. Dopo la sezione riservata alla grande produzione orchestrale, che ha ospitato artisti del calibro di Patrick Deritis, Vadim Bronsky, Bruno Canino, Dan Stiff, Thierry Barbet, Giuseppe Torre, Gabriele Ragghianti, entra nel vivo quella dedicata alla chitarra. Andrea 10 apre la serie giovedì 13 agosto a Spello. Inoltre, venerdì 14 e sabato 15 a Bevagna è in programma la mostra internazionale di liuteria. Si prosegue domenica 16 con Duo Amadeus e lunedì 17 con il chitarrista Christian Saggese, entrambi al Teatro Torti di Bevagna. L'ultima sezione del Main Festival è invece dedicata alla musica antica. Aprirà la serie mercoledì 19 agosto la chitarra barocca Rosario Cicero. Il giorno successivo, nell'unica tappa Foligno, ci sarà il concerto dell'Ensemble Ateneum. Da segnalare venerdì 21 l'appuntamento con Emma Kirby e London Baroque al Teatro Torti di Bevagna.
I concerti sono accompagnati quest'anno dalle degustazioni a cura di CIA Umbria. Il culmine sarà nel penultimo giorno del festival con la cena al Teatro Torti, che farà seguito alla messa in scena della cantatina Luglio 1832, opera buffa ispirata al cibo di Gioacchino Rossini. Il concerto di chiusura del festival, dedicato alla bellezza assoluta con composizioni di Beethoven e Mozart per soli, coro e orchestra, è previsto infine per domenica 23 agosto a Spello. Alla programmazione del Main Festival si affianca quella della serie FH Giovani, riservata ai giovani solisti del Summer College, che si concluderà lunedì 24 agosto. È stato inaugurato a Ponte San Giovanni di Perugia Agricaffè, un bar innovativo con un progetto che prevede la produzione in vaso di frutta e piante aromatiche senza input chimici grazie a un mix di funghi e batteri. Ci racconta tutto nel nostro focus aziende Marzia Raspa. Aperto a Perugia, nella vivace periferia di Ponte San Giovanni, Agricaffè. Un nuovo format ideato da Ettore Manganelli, responsabile commerciale della Manganelli S.p.A. Un progetto innovativo che ha vinto la terza edizione del concorso In Futuro, i giovani premiano i giovani, organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria. L'idea vincente è stata quella di produrre frutta, verdure e piante aromatiche in vaso, che grazie ad un mix di funghi e batteri garantiscono un buon raccolto senza l'utilizzo di prodotti chimici. Agricaffè nasce dalla volontà di portare sulla tavola delle persone che arrivano nel nostro locale, nel nostro bar, i prodotti direttamente dalle piante, e quindi con dei professionisti abbiamo messo a punto un mix di microrganismi che all'interno del vaso riescono a creare un microambiente per la pianta, specialmente per la radice della pianta, in grado di farla sviluppare, fruttificare senza input chimici, quindi senza l'esigenza di proteggere la pianta da patogeni esterni, e questo rende poi il prodotto particolarmente saporito, particolarmente sano per il consumatore. Circondati da piante di peperoncino, fragole e spezie, Agricaffè offre una vasta gamma di prodotti biologici e artigianali, dalla prima colazione ai gelati, passando per i cocktail alla frutta fino alle cene, organizzate occasionalmente con un menù vario che unisce la tradizione gastronomica italiana con quella brasiliana. La proposta dell'Agricaffè parte dalla mattina con una colazione con un croissant artigianale, si sposta poi nella colazione della mattina con un salato, con del pane o delle pizze, tutte esclusivamente preparate con dei lieviti madri, quindi non c'è lievito chimico. Si procede per un pranzo veloce, per un light lunch che prevede chiaramente verdure, l'utilizzo di pane, di primi. Tutto quello che si può consumare nel pomeriggio, quindi delle monoporzioni, pasticceria, abbiamo un gelato artigianale prodotto da un'azienda che riesce a mettere questo prodotto su stecco appositamente per noi, e a serate alterne avremo delle cene dedicate a Agricaffè con dei menu specifici. I nostri succhi anche, no, che sono brasiliani, sono succhi tropicali molto buoni, con le frutte fresche e freschissime. Con l'estate tornano le sagre in Umbria, in particolare a Sellano si svolge ormai da 13 anni quella dedicata alla fogliata e alla torta, due bontà gastronomiche che si potranno degustare fino a venerdì 14 agosto nel piccolo borgo umbro della Valnerina. Grande affluenza di visitatori a Sellano per la serata d'apertura della sagra della fogliata e della torta, che si concluderà venerdì 14 agosto. I due piatti tipici della tradizione culinaria della Valnerina, rispettivamente un salato e un dolce, hanno infatti riscosso grande successo tra i sellanesi e soprattutto tra i tanti arrivati da fuori. Siamo giunti a quest'anno alla 13ª edizione. Ogni anno che l'abbiamo fatta abbiamo avuto sempre una maggiore affluenza,
siamo riusciti a far emergere questo piccolo comune come penso una delle più belle sagre che c'è nella Valnerina. Ne sono prova tangibile le lunghe file alle casse per assicurarsi un posto a tavola e degustare le specialità preparate dalle cuoche e dai cuochi impiegati nelle cucine. Questa è la ricetta della fogliata. Un rotolo di verdura. Gli ingredienti principali sono la verdura, la bieta, che si condisce con il parmigiano, l'olio, il sale e il pepe. Si lessa il giorno prima, poi si batte, si fa fina fina, si condisce. E con, questo, con questa verdura ci facciamo della, la pasta, che è fatta con l'uovo, la farina, il sale e un po' d'olio. Facciamo delle sfoglie fine fine, mettiamo questa verdura condita sopra, poi facciamo dei rotoli, li tagliamo tutti i pezzetti e poi viene cotta e viene servita la sera della sagra. Questa invece è la ricetta della torta. La pasta è la stessa, solo che si prende la frutta secca, nocciole, noci, mandorle, biscotti secchi, amaretti, zucchero, cacao amaro, cacao dolce, cannella, cioccolata fondente e si condisce, si trita tutto e si condisce e viene tutta un impasto secco. Questo impasto si mette sempre sopra questa pasta fina, si arrotola, si cuoce e poi si serve, si bagna con l'archemus e con l'olio. Una volta cotta viene servita la sera per dolce. A completare il menù anche altre specialità a base di cinghiale, agnello e lumache. Vengono da ogni parte dell'Umbria per assaggiare questi prodotti, quindi penso che sia una delle cose maggiormente riuscite che questo comune, anche se piccolo, è riuscito a fare, insomma, ad ottenere. Ogni sera inoltre spazio alla socialità con appuntamenti danzanti e musicali e per i più giovani area dal tramonto all'alba per ballare con i DJ. Un cartellone di 3 giornate tra proiezioni e iniziative per festeggiare il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale. A promuovere l'iniziativa Monpeo tra storia e corto, il piccolo comune reatino. Nel centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale, il comune reatino di Monpeo ha celebrato la ricorrenza con un evento dal titolo Monpeo tra storia e corto. 3 giornate di proiezioni e iniziative, evoluzione eccezionale del tradizionale Festival Internazionale del Corto in Sabina, Monpeo in Corto, che hanno visto anche l'inaugurazione della mostra Monpeo nella Grande Guerra. Piccolissimo centro che peraltro ha pagato un tributo significativo per il numero degli abitanti. Monpeo era all'incirca 500 abitanti nel 1915, ha pagato un tributo di 16 morti alla Grande Guerra. E quindi sì, sicuramente un'occasione per riflettere anche qui con una bellissima mostra storico-documentaria, frutto di un lungo lavoro di ricerca del dottor Oreste Rossi, quindi documenti veri, importanti, che raccontano sia la Grande Guerra sia questo microcosmo. La ricerca nell'archivio storico di Monpeo, grazie alla collaborazione di tutto il personale, si è rivelata una miniera di documenti che, divisi cronologicamente, permettono di seguire il succedersi degli eventi e gli argomenti più toccanti anche, giorno per giorno. Accanto a film e documentari è stata anche proiettata la prima di una serie di 8 lezioni intitolata La Grande Guerra, comprendere un centenario, realizzata da TEF Channel in collaborazione con il Comitato di Perugia dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Si tratta complessivamente di 2 ore di trasmissioni, 15 minuti ciascuna. Non sono le solite lezioni accademiche, un po' noiose spesso, ma ci sono anche delle foto, dei documenti, un po' di musica e quindi sono delle lezioni un pochino più appetibili soprattutto per gli studenti e saranno in effetti distribuite in autunno alle scuole dell'Umbria e anche a tutte le altre scuole italiane che ne facessero richiesta.
questo bellissimo angolo della Sabina ha una vocazione straordinaria per questo tipo di eventi, che è il primo di una numerosa serie che seguiranno. Yeah.